sistema di essere in campagna, invece sta a Milano. E questa è una moto che mi piace un po'. Questa è un'intervista doppia, come puoi vedere. Ci sono due persone, c'è Guido e c'è Prussia. C'è Guido il motociclista e c'è Prussia il regista. O al contrario. Ad ogni modo, io volevo cominciare a intervistare il Guido o il Prussia appassionato di moto. Tu però mi chiami motociclista quando io non sono motociclista, capito? Nel senso che mi piacciono le moto, vado in moto, però i motociclisti sono quelli che sanno tutto delle moto. Conoscono il motore, conoscono come togliere, come cambiare le candele, l'olio, queste robe qua. Mi piace andare in moto, cioè mi piace andarci per distanze lunghe, cost to cost è perfetto. Mi piace la moto perché senti gli odori, lo sai come funziona, anche tu sei motociclista. Senti gli odori per guardare in alto, in basso, di fianco. Quante moto hai avuto? Non lo so, ne avrò una decina, però ho cominciato tardi ad andare in moto. Io ho preso la mia prima moto che avevo 25, 26 anni, 27, e quando me l'hanno data manco sapevo come si faceva a metà la prima. Ho andato alla moto e mi hanno detto salve, qua c'è le luci e qui c'è quattro cazzate e vai. Invece io ho dovuto dirgli no, tu mi devi spiegare come si va in moto, perché ai tempi miei che sono vecchi non c'era la patente della moto, cioè con la patente della macchina facevi qualsiasi cosa, quindi... Qual è la moto che ti è rimasta più nel cuore? Era una Harley, di cui non ricordo il tipo, però era bella perché aveva il... Era il colore blu acquamarino, mi faceva veramente un casino, era proprio bella, era grassa, mi piaceva. E la moto che non c'è che vorresti? La moto che non c'è che vorrei non esiste. È come se io ti chiedessi qual è la donna che non c'è che vorresti. Si vuole sempre la donna che c'è, cioè devi averla meno vista per volerla, per desiderarla. E quindi cosa desideri adesso? Avere l'Electra Glide, quella enorme dell'Harley, perché mi piaceva andare, ce l'ho avuta la moto lì, mi piaceva un casino andare in moto con lo stereo. Era veramente figo, cioè ti mettevi la musica sotto. Com'è nata l'idea di Hotel California? È nata perché ero andato in California un po' di volte e poi sono andato là con un mio amico con una telecamerina come la tua. Abbiamo provato a girare delle robe io e un mio amico così per scherzo, siamo tornati, abbiamo montato e andati in onda. Facevi anche delle robe strane, no? Mi ricordo che ti sei messo a un certo punto a rovistare nella spazzatura. Siccome ci rimbalzarono nelle case dei VIP, ho detto andiamo a vedere quello che buttano via. Dimmi cosa butti e ti dirò chi sei. Cosa hai scoperto? Certo che Marlon Brando beveva un sacco di vino italiano, che Jack Nicholson giocava con le pistole d'acqua, che Brad Pitt c'aveva una collezione di occhiali Ray-Ban tutti sfasciati, e mangiava macrobiotico. Boh, queste puttanate qua. Progetti? Adesso che stai per partire? Vado in California e farò i documentari. Vado a fare una roba dove hanno girato i film più belli della storia del cinema. Cioè tipo Bagdad Caffè, non so se l'hai visto. Mm-hmm. Esiste, vado nella stazione di Blade Runner, l'albergo di Pretty Woman, la montagna di incontri ravvicinati del terzo tipo, questa roba qua. No, è molto divertente. Ciao Guido, a presto. Ciao Carlo.